Io porto i saluti dell'assessore Bramerini e come Regione Toscana diciamo, l'impegno nostro su questa cosa è forte e mentre l'onorevole Velo parlava come toscana mi viene da dire, è inutile che vi spieghi perché la Regione Toscana si impegna sul tema del mare, perché da Toscana l'onorevole Velo l'ha espresso molto meglio di quanto non riuscirei a farlo io. Allora, abbiamo detto che la strategia è una strategia gestita e coordinata a livello nazionale. Il Ministero dell'Ambiente è l'autorità competente nei confronti della comunità europea. Ma perché le regioni, e non direi non solo le regioni, anche gli enti locali devono partecipare e cooperare all'attuazione di questa direttiva? Sostanzialmente, diciamo, dico solo tre cose. Ce ne sarebbero tantissime, ma le tre sono: uno, perché diciamo, la regione e gli enti locali devono porre attenzione all'ambiente. L'ambiente per le comunità locali rappresenta la risorsa economica e un fattore di qualità della vita. Quindi le regioni e gli enti locali devono cooperare all'attuazione di questa direttiva. L'altra questione è che qualsiasi cosa che avviene a mare prima o poi ricade sulle comunità locali. I tragici eventi che sono avvenuti davanti alle coste toscane non, diciamo, lo dimostrano in maniera molto, molto chiara. Quindi, diciamo, regioni ed enti locali non possono non cooperare all'attuazione di questa, direttiva. Infine, diciamo, le politiche sulla terraferma. Le politiche sulla terraferma hanno un impatto sul mare. Scarichi, portualità, fino ad arrivare alla corretta gestione dei corsi d'acqua, anche questa ha un impatto sul mare. Quindi, regioni ed enti locali devono necessariamente cooperare all'attuazione della direttiva. La Regione Toscana su questo ha messo un impegno molto forte e impegno che l'ha portata non solo a lavorare sul proprio territorio in collaborazione col Ministero, ma anche ad assumersi il ruolo di coordinamento della sottoregione Mediterraneo Occidentale, cercando di coordinare tutte le regioni, quindi le realtà regionali simili, su uno stesso tema. E questo è un impegno che intende continuare a mantenere. Io ora mi fermo qui perché poi ci sarà un focus sulla Regione Toscana, quindi non voglio occupare altro spazio. Quindi penso che sia giusto che partendo dall'inizio il dottor Montanaro e la dottoressa Morroni vi spieghino che cos'è e come si sta attuando la strategia. Poi sul focus della Regione ritornerò un attimo in discussione. Non so chi prima vuole intervenire.